Stasera prendiamo un tè con Facundo García Junior, giocatore argentino di pallamano, fa il portiere. Salve, benvenuto. Vale, ciao a tutti, grazie. Sei arrivato in Italia da pochi mesi per questo sport nuovo per Siena ad alti livelli, la pallamano. Che realtà hai trovato? No, sì, è veramente una realtà bella per noi, per il nostro sport, perché la società è verità che è nuova, ma lavora molto per noi. E se noi come squadra abbiamo bisogno di qualcosa, la società è sempre presente e per noi questo è importantissimo. Ad esempio, il presidente, quando noi giochiamo a trasferta, viaggia con noi. Può essere in tribuna, sempre con tutta la squadra, e quello è bellissimo. È bellissimo. Arrivi dall'Argentina, che sì, è patria di calcio. Com'è che hai deciso di giocare a pallamano? Oh, sì, il pallamano si gioca da bambino. Sempre noi, nel primo anno che giochiamo calcio, Sud America è calcio, è solo calcio, può dire che è solo calcio. Ma con il lavoro di qualcuno, allenatore di pallamano in scuola, è possibile di trovare bambino all'età di 10 anni, 9 anni, 11 anni. E questa è stata la forma che io ho arrivato a questo sport, perché prima l'ho fatto nella mia scuola e dopo nel mio club. E poi ti sei avvicinato e è diventata una professione. Sì, 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 sì. In Argentina la pallamano non è professionista. Non è professionista. Dobbiamo studiare, arrivare all'università, al lavoro. E la pallamano è lo che lascia del giorno. Per la notte si può allenare una sola volta al giorno, tre o quattro volte alla settimana. È diverso a come si gioca qui. È diverso. È diverso, è altro mondo de pallamano. Senti, tu hai però un po' di sangue italiano, per questo parli abbastanza bene l'italiano. Sì, 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 la mia nonna per mio padre e mio nonno per mia madre sono italiano. Tutti e due del sud, uno di Ramacca, provincia di Catania, e l'altro di Sicilia. Comunque sempre della Sicilia. Sempre, sempre. Erano emigrati quindi in Argentina? Sì, 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 emigrati dopo la prima guerra, emigrati a Argentina e dopo siamo noi. Senti, ma sei andato in Sicilia a vedere da dove vengono i tuoi no, avi? No, 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 adesso no, perché lo più vicino che è stato è Conversano, che è una partita che abbiamo giocato in trasferta due mesi fa. Ma è arrivato qui, del primo giorno abbiamo allenato due volte al giorno, è impossibile di arrivare a Sicilia, ma io penso che alla fine della stagione, in estate, devo conoscere questa regione dell'Italia. Dell'Italia, per riraccontarlo poi quando torni sì, a sì, casa. Sì, sì, è tornato alla terra della mia nonna, del mio nonno, e sì, devo senti, andare. Quando ti è arrivata la chiamata per venire in Italia, cos'è che ti ha spinto a farlo? Primo è arrivata la chiamata 5 anni fa, ma per me è difficile per la mia situazione d'università. Prima io voglio finire l'università, prima perché per noi che la pallamano non è professionista in Sud America, prima è lo studio, prima l'università, dopo tutto l'altro. 5 anni fa ho detto che no, 2 anni fa ho detto che no, e questo anno io ho finito l'università nel 2016. Dopo di questo anno ho detto che sì, che è l'opportunità, il momento di arrivare all'Italia. E in giugno una chiamata di allenatore con il mio manager, che ha detto che Siena è nuovo, che va a giocare la Serie A, che ho bisogno di un portiere e giusto, tutto veloce è arrivato qui. Perché Facundo è un portiere, ma non un portiere qualsiasi, è tra i 5 migliori portieri dell'Argentina, quindi insomma
Vuol dire che il tuo lo sai fare. Sì, sì, in Argentina si gioca un sport di tutto il paese. Si gioca da nord a sud, da est a ovest. E come l'anno scorso in Italia era per girone, non era un girone unico di tutto il paese, sino per girone. E solo giocavamo contro altre province una volta all'anno. Come Italia l'anno scorso. Dobbiamo essere campioni in nostra regione per giocare con altra regione. Quando si gioca contro altra regione, che una volta all'anno posso dire del migliore giocatore di tutta l'Argentina. Senti, siamo un po' curiosi, sì. Perché l'Argentina è molto grande. Sì, tu da dove vieni? Raccontaci un po' della tua città. Io arrivo da Mendoza, che è una città di quasi 2 milioni di abitanti. È a 1200 km dalla capitale di Buenos Aires, al ovest, nel limite vicino a Cile, nella montagna. E la nostra città è quasi come la Toscana, nel senso che è la città del vino e dell'olio di oliva. Ah. Sì, sì. Sì, che io sono come in casa. Ti trovi anche bene, insomma, a livello gastronomico. Sì. Gastronomico, sono come in casa. Per un argentino non è difficile adattarsi al cibo d'Italia, perché noi sempre mangiamo pasta, sempre mangiamo pizza, per nostro nonna, nostro nonno, sempre un italiano vicino alla famiglia in Argentina. C'è sempre comunque un'origine italiana. È un piatto argentino che ritrovi comunque, che puoi paragonare a un piatto italiano, che ti viene a mente? Un piatto è il meglio piatto argentino, è l'assato. Ho fatto assado qui per tutta la squadra 2 mesi fa, e sì, per noi la carne argentina è benissima, e facciamo, è vicino alla grigliata mista o alla grigliata, ma no, è diverso, non è lo stesso, perché la carne è diversa. Però sì, l'assado è il piatto argentino tipico. Per eccellenza. Sì, per eccellenza. E invece qua cosa ti piace? Di qua non è una sola. Primo che tutta la pasta è buona. Pasta a ragù, a pomodoro, anche la pizza. È bellissimo per me che la pizza è sempre a forno a legna. In Argentina si mangia buona pizza, ma è difficile di trovare una con forno a legna. E qui è normale. Tutta la stanza, tutto il ristorante, pizzeria con forno a legna, sì, che è perfetto. È simile. Qui da noi sì, il forno a legna, diciamo, ti permette di avere un prodotto più saporito, sì, migliore, sì, che sì. Prende il sapore. Siamo caduti nella cucina, io allora passerei al vino, perché visto che ci siamo, ma come atleti puoi mangiare e bere tutto quello che vuoi? No, tutto quello che vuoi no, per una coppa, come si dice, un calice di vino con il pranzo, con la cena, no, è malo, è buono, un calice è buono, sempre che vino rosso con carne rossa, per me è la combinazione perfetta. Perfetta. Senti, tu fai il portiere, la sì. Pallamano è uno sport molto veloce, molto. Ho letto che è un calcio e basket mischiato, però giocato a intensità. Sì, sì, allo giocatore di pallamano non dispiace che se dire che è vicino a calcio, vicino a basket, perché la pallamano è un sport unico nel senso che sì, è veloce. Si gioca con 2 porte come il calcio, ma è, come ho detto, un sport unico, è 7 contro 7, più veloce, più fisico, e questo ha trovato anno dopo anno. Prima un sport che non era molto vistoso per la gente, per il pubblico. Adesso, con la nuova regola, con molto sport professionisti che solo gioca pallamano, che si allena la mattina, si allena la sera, e il sport è più veloce e più bello per vedere. Più bello da vedere. Sì. Dei tuoi compagni hai fatto amicizia con qualcuno in particolare? Sì, sì. Noi nella nostra casa abitiamo 4 giocatori. Uno del Sud America, che è Seba, che è di Colombia.
sempre due sudamericani giunti, sì, è più facile di essere amico di lui perché parliamo la stessa lingua, è quasi la stessa cultura, sì che sì, perfetto. Anche tutte le squadre, perché l'italiano non è, è una persona che è difficile da capire, è come noi, noi siamo figli d'Italia, siamo figli d'Italia, è come nostro nonno, nostra nonna, e per l'italiano, per il sudamericano, il senso della famiglia e degli amici è lo stesso. Hai detto di aver giocato a pallamano, ma soprattutto studiato, lo sì. Hai ripetuto più volte, sei avvocato, giusto? Sì, 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 ho finito nel 2016. E da grande, tra virgolette? Sì, io adesso sono grande, ma sì, non so, adesso qui ho detto che giorno per giorno, oggi sono qui, sono felice, gioco pallamano. E se io posso giocare pallamano 2, 3 o 5 anni, non è problema, perché avvocato sono sempre. Il giocatore di pallamano ha un tempo per giocare. Come io sono avvocato, solo posso essere avvocato in Argentina, devo tornare per essere avvocato. La pallamano può giocare Argentina, Italia, Spagna o... Quindi per il momento ti prendi una pausa, poi vediamo, tanto a 40 anni sì, vedremo cosa accadrà. Sì, sì, si può giocare gioco, si può giocare gioco. Per me tutta la mia vita prima è l'università, adesso prima è sport. È lo sport. Sì. Ma quando ti lanci per parare, sì, e sotto c'è il pavimento che però è un po' duro rispetto al campo di calcio. Sì, lo che pensa è che è diversa la forma di parare di un portiere di calcio a un portiere di pallamano. Il portiere di pallamano non ha bisogno di volare come un portiere di calcio, perché se noi non studiamo prima il tiri dell'altro, dell'avversario, dell'altra squadra, è impossibile arrivare alla palla, è impossibile fare una parata, perché il giocatore salta di 6 metri e hai... è più vicino a te, non hai tempo della reazione per arrivare alla palla, come il calcio, che è possibile una palla di 40 o 45 metri. Quindi c'è un tempo per riflettere ed andare a parare. Sì, in questo sport 40 metri è tutto il campo. comunque per fare una parata ho bisogno di studiare, vedere... e ore e ore di video dell'avversario dell'altra squadra, e stare nel momento giusto, al momento del tiro. Oh, e quando non ci sono gli allenamenti, quando non ci sono nelle partite, cosa fai? A letto. Dormi? Dormi. Alleniamo alla mattina, non troppo presto, alleniamo alle 10 a 12 della mattina, sala fitness, e dopo alle sera, alle 8 o alle 9, dipende il giorno. Ma io ho fatto con l'allenatore un lavoro di scuola per captare bambino. Certo, sei stato nelle scuole. Nelle scuole per il prossimo anno di fare squadre giovane qui in Siena. Per fare le squadre giovanili. Sì. Quindi non vai al cinema, leggi, guardi la televisione, sì, ascolti la musica? Il cinema è un po' difficile perché è tutto in italiano. È possibile che capisco quasi tutto, ma devo essere concentrati, devo parlare piano, io nel cinema questo no. Non è possibile. Sì. Sì, sì, lettura sempre. Come avvocato sto abituato a leggere molto. Lettura sempre, sì, sì. E Netflix. Ah, con sì. Netflix, giusto. Sì, con Netflix è più facile le ore morta, è facile le... E per invece telefonare a casa usi la videochiamata? Sì, usi... videochiamata. WhatsApp. Sì, sì, videochiamata di WhatsApp quasi ogni giorno, perché la mia famiglia è grande, anche amici, compagni di lavoro,
sempre hai qualcuno per chiamare. Avete anche in Argentina un forte senso della famiglia? Sì, per noi è sempre, io ad esempio, nella mia famiglia siamo 5 figli, e sempre la domenica in casa di mio padre o mia madre, sempre, okay. Sempre, e quando siamo bambini era la casa della mia nonna, sempre la domenica o un giorno alla settimana, almeno un giorno alla settimana, se non in più. Quindi sì. Il grande pranzo, la grande cena. Grande con tutti pranzo, i parenti. Pasta per tutti, sì. Senza dubbio. Ti piace di più il mare o la montagna per la vacanza? E per lo che abitiamo a montagna, per vacanza non piace il mare. Perché abitare il mare ti piace la montagna. Sì, che io, per me è meglio il mare per vacanze, per estate il mare. È il mare che è bellissimo. Il mare anche mi piace molto, la mia città, mi piace molto la montagna, ma per vacanze, per estate il mare. Il mare. È bello il mare in Argentina? È bello, ma non come qui. Mm. È più bello il Mar Tirreno, più bello il mare della Sicilia. Il mare dell'Argentina è nel sud e il mare è freddo. Sì. È freddo, ma spiaggia bella, ma acqua fredda. E quindi non si può fare il bagno? Sì, perché in estate è caldo. Ad esempio, la nostra costa, Mar del Plata, è 30-32 gradi. Sì. No. Se è freddo, è freddo l'acqua, ma fuori è caldo, posso andare. Si può andare anche a fare il bagno. Senti, ci dici un tuo pregio e un tuo difetto? Come portiere? O come persona e come portiere? Sei permaloso? Sì, io penso che il difetto è lo stesso che la qualità, che è la voglia, perché in un momento è meglio per me, meglio per la squadra, e in altro momento può essere che no. Che io sempre gioco al 100% e è possibile che in un momento della partita questa voglia non mi lascia di pensare, di usare la testa bene. E questo anche nella vita, sei uno che si pone degli obiettivi e ci devi arrivare per forza. Io penso che come uno è nello sport, è nella vita, sempre, penso di questa forma. Senti, per chi non conosce questo sport, che come dicevamo da quest'anno è a livello professionistico a Siena, per invitarlo a venire a vedere una vostra partita, che ti viene a mente di dirgli? No, che va a vedere un sport fisico, un sport veloce e bello, anche nuovo qui. Ho giocato in altro campo, in altra città dell'Italia, dove la pallamano è fortissima, dove la gente nella città parla di pallamano. Solo deve venire una o due volte per sapere com'è questo. Perché è vero che è possibile che le piace come noi, perché la pallamano è una passione. Noi come calcio, che si può vivere tutta la vita con 5 o 10 anni di pallamano, ma per quello è una passione. Il che gioca pallamano, è vero, le piace il pallamano e lascia tutto per questo sport. Vieni da una grande città, hai detto 2 milioni di abitanti, sì. Siena 50.000, poco più. È stato uno shock arrivare in una piccola città? No, però per noi in Sud America la magia dell'Europa è questo, che non ha perso l'essenza della piccola città. Per noi abitiamo andiamo in vacanza all'Europa, una città come Siena, come Firenze, come San Gimignano, che è piccolina, o Poggibonsi, per noi bellissimo. Bellissimo perché in Argentina non è possibile di vedere questo. Siamo prima una tutta città nuova, non una città vecchia come questa. Città nuova, che è una grande metropoli con troppo edificio, troppo...
y no posso vedere la bellezza de lo vecchio como puedo ver aquí. No sono Siena, en tutta l'Italia, anche Spagna, Europa per me è bello per questo, per la bella e per la piccolina e vecchia città. Ma eri già venuto in Europa in vacanza? Ha venuto la mia famiglia, io solo per foto, visto. Ah, avevi visto. Sì. E invece, scusa, in Argentina è vero, le città sono costruite da poco, forse anche troppo si è costruito, sì, mi sembra di capire. Ma nelle campagne ci sono ancora le fazenda che noi vediamo? No, sì, però per vedere questo devo andare fuori sempre della città, fuori sempre. Sì, è bello, Argentina è un paese grandissimo con stanza per poter vedere in tutto il paese, nord, centro e sud, perché ad esempio il nord con è caldo e è una stanza diversa che nel centro o che nel sud. Sì. E questo è bello di Argentina, che può vedere tutte le stagioni, tutto il clima, estate, inverno, nello stesso momento. Sì. Passando dal nord al sud. Sì, la Patagonia nel sud e anche il nord, Iguazú, Misiones, sì, bellissimo. Ma bellissimo come naturezza, come... Sì, come aspetto di natura, sì, come animali, di natura, ma come città, Europa è altro livello. È tutta un'altra cosa. Sì. Dove arriviamo quest'anno con questa squadra, con l'Ego Handball Siena? Aspetto che è lontano, aspetto che possiamo arrivare a Coppa Italia, perché per noi è un sogno. Prima, quando questa società, questa squadra nata 5 mesi fa, prima il discorso era la salvezza, essere in A1 e altro anno e dopo, il prossimo anno, già trovare altro discorso. Adesso abbiamo vinto in partita importantissima e siamo più vicino alla Coppa Italia, che sono il primo 7 o primo 8 del campionato che arrivano a Coppa Italia, si gioca a febbraio o marzo a Trieste. Facciamo una promessa ai tifosi? Sì, arriviamo a Coppa Italia, non so, però è un sogno per noi. Promessa, e sì, dobbiamo essere a Trieste in marzo. Ok, dobbiamo essere a Trieste a marzo, sì. Incrociamo le dita, in bocca al lupo e grazie a Facundo. Grazie a te, ciao. A tutti, ciao.